Chiara. Sto facendo delle ricerche su Cesare Lombroso, sulla vita e la storia di quest'uomo. Sto pensando di recuperare alcuni esperti, alcuni professionisti che possano aiutarmi a comprendere meglio alcune tematiche relative alle sue ricerche. Quindi direi un criminologo, magari qualche professionista per l'uso dell'ipnosi, per la parte meno conosciuta dell'uomo, l'inconscio. Magari una giornalista o un giornalista per la storia. E infine qualcuno che si occupi di sedute spiritiche, medianità, paranormale. Interessante. Provate a cercare qualcosa. Ok, allora cerchiamo su Google. Vediamo cosa troviamo. Va benissimo. Qualcosa di interessante, Giada? Giancarlo Russo sarebbe perfetto, che è un grande esperto di ipnosi, quindi io lo chiamerei. Lombroso è una figura particolarmente forte in quello che è stato il panorama scientifico italiano e, se mi permetti, Andrea, mondiale. Invece Roberta Abruzzone ti dice qualcosa? Sì, sì, grande, una criminologa. Noi, diciamo, criminologi di quest'epoca dobbiamo moltissimo a Cesare Lombroso, indubbiamente perché il suo è stato un lavoro pionieristico, ha ricevuto anche tantissime critiche, tantissime censure, sicuramente su alcune parti, insomma, è stato anche sconfessato da una serie di studi importanti, criticato di natura neuroscientifica, d'accordo, indubbiamente sì, ma parliamo di un'epoca in cui gli strumenti a disposizione a livello diagnostico erano assai più limitati. Andrea non conosceva una certa Deborah, una sensitiva? Mi sembra di sì. Ma guarda, io mi sono avvicinata nel senso che sono sempre stata a contatto con questo mondo perché mia mamma era una medium, mio nonno era un medium ed era collaboratore di Rol. Io ho trovato una certa Enrica Perrucchietti, che tra l'altro dovrebbe conoscere Andrea, perché hanno fatto mister insieme. Uno dei punti su cui era più fermo Lombroso era quello di poter assistere a una seduta, a una trance, in pieno giorno per capire se ci fosse. Certo, anche perché ovviamente al buio sarebbe stato più difficile. Ho trovato anche Francesco Bruno, professore di criminologia universitario. La Sapienza di Roma. Esatto. Ottimo. Lombroso era uno psichiatra italiano, e conosciuto ancora oggi in tutto il mondo per gli studi che aveva fatto, che si riassumono nella frase che criminale si nasce e non si diventa. Cesare Lombroso ha preso delle cantonate incredibili che però sono state delle basi fondamentali per ciò che è diventata la criminologia.